5 le motorizzazioni, 3 benzina e 2 diesel. Di Skoda parliamo ancora con un'auto che si è conquistato un buon mercato nel 2001, la Fabia che vi presentiamo nella versione Wagon. Un nuovo modello compatto che supera le altre auto della stessa categoria grazie al notevole spazio interno e soprattutto alle dimensioni del suo bagagliaio. I clienti probabilmente apprezzeranno il design di questa vettura, forme arrotondate con un profilo affusolato e un portellone anch'esso arrotondato con il lunotto più inclinato. Insomma, un'auto più compatta che familiare. Questa vettura è destinata a coloro a cui piacciono le vetture spaziose, eleganti, maneggevoli e soprattutto con un buon rapporto qualità-prezzo. E il mercato l'ha capito, non a caso le vendite di autovettura Skoda nuove sono aumentate enormemente. Nel periodo 94-99 sono raddoppiate, da 193.000 a oltre 385.000 auto vendute. E per il 2000 si parla di un bilancio che l'avvicina alle 400.000 unità. Una caratteristica importante della nuova Skoda Fabia Wagon è la parte posteriore, che è più lunga di 26 cm rispetto al modello berlina. In questo modo il bagagliaio e il volume di carico sono più grandi. La capacità di carico con il sedile posteriore alzato è di 426 litri, quasi il doppio della Skoda Fabia. La Skoda Fabia Wagon usufruisce della garanzia decennale contro la corrosione passante e del servizio mobilità a vita Skoda Auto.